Amici, è da molto che non trasmetto nulla, ma sono stato occupato. Ho caricato nel mio canale di YouTube 2 nuovi video ultimamente, o 3, credo 3. Sì, 3. Facendo la prima colazione col mate Tris, che già hanno visto in 10. Poi, iscritto, ricambi subito. Nuovo videomessaggio di Santen Chan, sub, for, sub. Lo hanno visto in 25. Iscritto, ricambi subito. Nuovo videomessaggio di Santen Chan ai seguaci di YouTube, sub for sub, lo hanno visto in 16. Nel mio canale già ci sono 46 iscritti e la bellezza di 5.278 visualizzazioni. Grazie a tutti quelli che mi seguono. Sono molto contento di tutto questo successo. E sono molto contento che lo devo ad altri, perché veramente mi fa capire come quello che faccio può essere apprezzato. Così come anche sono contento dei risultati di trasmettere in Spreaker, perché anche in Spreaker vedo che molti mi apprezzano. Infatti, adesso sto cercando di aprire il mio profilo. Siete già in 192 a seguirmi. E mi avete ascoltato 1425 volte. Calcolando il tempo che ha il mio canale di radio, direi che ha avuto un successo maggiore addirittura del canale Santen Chan di YouTube, perché il canale di YouTube c'ha 4 mesi, invece il canale di Spreaker Santen Chan ce ne avrà 1 o 2, ma massimo un mese. E sono molto contento, dicevo, che a pesare dai miei scarsi ricorsi, la mia scarsa esperienza, anche, devo ammettere, per il momento lo scarso contenuto dei miei programmi, ciò nonostante molti di voi ripongano in me attenzione e fiducia e decidano di passare del loro tempo ascoltandomi. Questo mi onora molto e mi incoraggia moltissimo, ancora di più. Se penso poi quanti di voi avranno qualcosa da fare di meglio o magari i problemi che devono affrontare mentre mi ascoltano, i problemi della vita, di andare a prendere i figli a scuola o riportarli a casa portarli a scuola, andare a fare la spesa, chissà quanti problemi nelle città d'Italia ci sono, e io che ci manco da molto tempo, e adesso mi riesco magicamente a comunicare con tutti voi laggiù attraverso il mio cellulare. Non l'avrei mai sognato, io volevo essere radioamatore, marconista, quando bambino, decine di anni fa, ma un baracchino costava milioni di lire. E mi ricordo che mio padre, all'estero, a Londra, mi aveva preso un giocattolo. Io credevo veramente di essere radioamatore, ma era una scatola di plastico con un finto trasmittente che ci aveva delle registrazioni dentro, in un dischetto di plastico. Per l'epoca era come innovatore come il microchip oggi, che adesso è tutto registrato in microchip.
E mai ho potuto avere qualcosa di radioamatore, né niente, ma adesso con questi programmi nel cellulare è pazzesco, veramente, ma vi rendete conto? È pazzesco! Roba da matti! Trasmetti, fai radio al telefonino, prima chi l'avrebbe detto che dal cellulare potevi fare questo? A parte che prima ci avevamo, quando io ero giovane almeno, i telefoni arancioni pubblici o verdi, vi ricordate quelli che avevano una pittura speciale che sembravano telefoni di acciaio, no? Che erano un verde smerigliato, non so, che era tutto zincato, un verde zincato, un grigio zincato. Ecco, quindi non c'erano i cellulari, come ci si poteva immaginare che addirittura potevi prendere gli appunti per iscritto in un schermo tattile, era cosa tipo Star Trek, una cosa così. Beh, io da un lato sono contento di aver potuto vedere tutti questi avanzi, però mi viene nostalgia di Star Trek di quando lo guardavo perché ero 30 anni più giovane. E quindi non so se mi accontento di avere tutta questa tecnologia o ridatemi Star Trek e la mia infanzia. Voglio ritornare all'epoca in cui tutte queste cose non esistevano ed eravamo magari non tanto contenti di avere i nostri telefoni analogici dell'epoca dei dinosauri, però eravamo molto più giovani, non so, si potrebbe aprire un dibattito. Rideresti in tempo, rideresti indietro tutti gli avanzi di questi tempi per ritornare a quell'epoca, in quell'epoca ad avere l'età che avevi, ritornare indietro proprio come se ti svegli la mattina, oh, come sono più giovane, ma dove sto? E i tuoi quando scendi a colazione ti dicono ben ritornato negli anni 80. Oppure tenersi quello che uno ha adesso, non so, forse il progresso tecnologico viene a compensare quello che perdiamo col tempo, quindi abbiamo più contentini tecnologici. Abbiamo tutto quello che non avevamo prima, o pensavamo di non poter avere, perché adesso non so se è proprio indispensabile, però allo stesso tempo ci passa il tempo. Cioè, uno dice sempre, se questi cellulari li avessi avuto quando avevo 5 anni, beh, adesso ce ne abbiamo magari 40 di più e quindi non ci abbiamo il cellulare di più, ci abbiamo l'età di più. Però vabbè, sono cose, divagazioni. La cosa più importante è che sono riuscito a fare un video artistico, cioè il video si titola Tutorial artistico, il disegno, una scrittura non verbale. Io devo imparare però ad editare i video, perché l'ho girato in formato super fino con la filmatrice e poi l'ho assemblato e gli ho messo degli effetti speciali anche al video. E quello che è successo è che è pesato un gigabit. Adesso sono, per fortuna, che l'ho caricato già all'87%, ma mancano ancora 54 minuti. Io ero alle 2 o alle 3 del pomeriggio, adesso qua sono le 21 e 11, che l'ho messo a caricare, è stato più di 300 o 400 minuti a caricare, adesso mancano 54, per cui devo rinunciare, soprattutto quando i video durano 15 minuti, al grande formato, perché è un assassino di luce, sai la bolletta che mi viene. Pazzesco, adesso per 3 o 4 giorni non accendo più il computer. Per compensare, perché un pomeriggio intero acceso, adesso io lo accendo sempre per 2 o 3 ore, carico giusto il tempo da cosa piccolina, ma questo è venuto una cosa, un macigno, sto caricando, una tonnellata, un gigabit. Quindi mi devo moderare di più. D'altra parte sono anche moderatore radio.
quindi mi devo moderare pure nei video. Però mi piacerebbe che tutte le persone che mi ascoltano in Spreaker, anche se non hanno un canale di YouTube, non importa, cercassero e lo troverebbero. Perché se guardate, se vi fissate nel mio avatar del profilo che ho in Spreaker e vedete come mi sono clonato in una sola immagine, no? Soprattutto se lo fate attraverso un tablet o un computer o un notebook o un palmare o quello che sia, ma anche un cellulare, però si vede piccolino. E soprattutto nel canale Spreaker in italiano che ho io, si vede proprio l'immagine più grande ancora, soprattutto se guardate dal computer o dalla tele LED che naviga in internet. E quindi con la stessa immagine voi mi potrete trovare in YouTube, basta che cerchiate il canale San Ten Chan, credo che c'è anche un link in Spreaker. Però c'è scritto: i miei canali di YouTube, Twitter e Facebook sono i seguenti, San Ten Chan. Mi piacerebbe che vi comunicaste con me in Facebook o YouTube o Google Plus, per avere anche un intercambio, interagire. E così magari se avete dei suggerimenti per come posso impostare un programma radio, a parte raccontare quello che faccio in YouTube, poi ditemi di dove siete, come vivete, che problemi avete. Vorrei fare un po' il giornalista, a portarvi qualcosa, commentare anche. È bello sapere di entrare nei computer, nei cellulari e nelle casse di molte persone. È una forma molto interessante di ritornare nel mio paese ogni volta, nella vita di tutti voi, nei pensieri di tutti voi. E quindi mi piacerebbe anche ogni tanto avere dei segnali di ritorno, per stabilire un nesso, un feedback, qualcosa va, qualcosa viene. Qui per esempio oggi hanno fatto 0 gradi, ma nelle vostre città quanto? Qua inizia l'inverno e viene di colpo. Là? E poi la politica, io non la capisco veramente. Magari voi siete rimasti aggiornati e poi nel giorno dopo giorno avete più un contatto diretto, un'esperienza diretta con i fenomeni sociali, politici, economici. E quindi mi piacerebbe sapere da ognuno di voi che è testimone diretto, che cosa pensate, che cosa sta succedendo, che cosa dovrebbe succedere, che cosa può succedere, che cosa non deve succedere. Io seguo attraverso i media, o media, perché è un termine latino, mass media, quello che succede, ma a volte, anche se Rai 3 è più interessante di Rai 1, sento che è filtrato, che non, come dire, è sempre mediato, ecco, è quello il fatto. I media mediano, pensa un po' te, e adesso ci sono arrivato pure io. Ecco perché non si abbraccia la totalità da quello che si vede nella tele. Loro, malgrado i mass media, la realtà la mediano. Ma guarda un po', Marosca, e chi ci avrebbe pensato? Mamma mia. Ecco, e quindi se qualcuno di voi volesse compartire delle opinioni con me, io non so se in Spreaker voi mi mandate un'email, un qualche cosa, e io
lo posso leggere, perché mi piacerebbe, anche io non sono un esperto in informatica, e mi piacerebbe sapere se in questo momento qualcuno mi lascia dei messaggi nel muro, sarebbe bello. E quindi vi pregherei, di lasciarmi dei messaggi, dei consigli, dei suggerimenti, quali sono i vostri sogni, le vostre aspettative, la vostra vita, cosa fate, cosa vi interessa di più. Perché è molto bello fare un programma radio per condividere qualcosa con gli altri, ma poi trovarsi soli, a esternare è un po' difficile. E quindi, visto che già in tanti mi avete ascoltato, siete stati così pazienti con me, anche sarebbe bello che si facesse più complessa questa relazione, che non fosse soltanto una cosa, così, diciamo, estemporanea. E quindi vi invito a tutti voi, quelli che so che mi ascoltate, perché si vede che veramente facessero delle domande, scrivessero delle domande, oppure mi facessero sapere di qualche programma radio di risposta. Va bene. Per oggi è tutto. Diciamo che mi aspetta una minestra. Fa molto freddo. Alla prossima. Saluti a tutti, statemi bene, in bocca al lupo, buon fine settimana, buona domenica a tutti, buona domenica, la 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 la, per quelli che credono buona messa, per quelli che non credono buon riposo alla mattina. A tutti di vivere in pace e con tranquillità. E mi raccomando, rispondetemi e datemi dei suggerimenti. Non lasciatemi solo. Grazie e addio.